Salve a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova parte di Pokémon Nerd in Italiano. Questa qua è la undicesima e finalmente battiamo la palestra di Austropoli. Bene, questa palestra ha qualcosa di particolare. Avrà questi muri di miele e noi per oltrepassarli dobbiamo correrci incontro con tutta la forza che abbiamo. Premere dei pulsanti che sbloccheranno l'accesso ad altri muri di miele. Ogni muro di miele, per essere accessibile, ha bisogno che i due pilastri siano entrambi illuminati. In questo caso ne abbiamo illuminato solamente uno. Dunque, devo dire che mi ha creato veramente tanti problemi questa palestra, perché dato che ho scelto Servine e qua hanno Sea Waddle, ma anche altri Pokémon con mosse super efficaci sul tipo erba, tipo le mosse coleottero o le mosse veleno, mi sono trovato molto in difficoltà con Servine. Per non parlare di Palpitoad, che qua specialmente si guado la foglia e lama, e cioè Palpitoad si guado proprio gli fa il culo. E quindi mi sono trovato veramente in difficoltà, ma alla fine ce l'ho fatta. Dunque, cosa facciamo? Adesso dobbiamo battere tutti questi allenatori e per finire battere il capopalestra Artemisio. Che usa i Pokémon di tipo coleottero, ovviamente questa palestra qua è di tipo coleottero. Dunque, io ho deciso di non narrare perché non c'è niente da dire, c'è solamente da lottare e da guardare la sfiga che io ho avuto. Quindi niente, ci sentiamo quando sfideremo Artemisio. Ciao a tutti e a dopo.
Eccoci qua ragazzi, allora, come vedete ho tagliato due o tre battaglie sì, perché altrimenti non ci stavo, proprio non ci sarei stato col tempo e la registrazione originale era venuta di 18 minuti e adesso come vedete sono arrivato a 14 e 37, 38 e proprio non ci sarei stato, avrei dovuto fare due parti e sarebbe successo un bel casino. Dunque, come vedete ho sconfitto tutti gli allenatori e adesso siamo pronti per la lotta contro Artemisio che non ci darà, pochi problemi. Ecco. Scusate, mi sono impappinato da solo con l'italiano, prova di quanto io sappia l'italiano al meglio, vabbè. Qua io stavo cercando una mossa da insegnare ad uno dei nostri Pokémon, però no, vabbè, niente. Il moveset per adesso rimane tale quale. Adesso andiamo da Artemisio per sfidarlo. Che cazzo, mi hanno detto miele. Perché non si può mangiare? Perché io vado matto per il miele. Ok. Andiamo qua, su questa scala viola. E ecco qua, il campo di battaglia. Dunque, iniziamo la lotta contro Artemisio. Allora, avrà tre Pokémon, Wirlipad, Dwebbl e Livanni. Wirlipad è di tipo coleottero veleno e ha veleno coda, una mossa che a Servine darà tantissimi problemi. Poi Dwebbl sarà quello che ci creerà meno problemi, diciamo. Dwebbl è di tipo coleottero roccia, quindi le mosse di tipo acqua sono super efficaci. Contro Wirlipad suggerisco di usare mosse di tipo psico se le avete, oppure di tipo terra. No, sono mediamente efficaci perché terra su coleottero non è molto efficace, terra su veleno è super efficace, quindi è normalmente efficace. Bene. Artemisio usa iperpozione, cominciamo bene proprio. E vabbè, noi qua cerchiamo di mandarlo capo con colpo di fango, vola raggio, ma veramente mi ha fatto sclerare questa palestra. In più usa Entomo Blocco, che sarebbe una mossa di tipo coleottero che diminuisce pure l'attacco speciale, considerando che Palpito dà solamente attacchi speciali, siamo messi proprio bene. Vabbè. Quindi... Invece Livanni, come vi stavo parlando dei suoi Pokémon, Livanni, come volete dire voi, è di tipo coleottero erba, quindi super consigliate delle mosse di tipo fuoco. Infatti sul DS l'ho battuto subito perché... avevo Pignite che è di tipo fuoco e fuoco su coleottero letteralmente lo brucia, quindi sul DS non ho fatto affatto con fatica, invece su questa guida, su questa parte qua, veramente tanta fatica. Contro Livanni, se ce li avete, usate Pokémon di tipo volante, super consigliate pure quelli, tipo anche Pidav o meglio la sua evoluzione Tranquil. Con mosse ad esempio aeroassalto farà fuori in un colpo. Niente, cercate tattiche vincenti. Io purtroppo questa qua che ho usato io non è affatto una tattica vincente, ma mi è andata di culo e sono riuscito a vincere lo stesso. Guardate quante veleno coda che mi usa contro, è un miracolo che io non sia stato avvelenato. In più ho dato anche Baccarancia a uno cioè ai nostri Pokémon, quindi Palpitoad e Servine.
e diciamo che mi sono riuscito a cavarmelo. Ad esempio, guardate qua, dopo tanti sforzi riesco a mandargli KO Wirlipede. Palpiton sale a livello 27, ok. Due Ebol, io adesso sostituisco perché così mi posso curare Servine. Ad esempio adesso mi metto Patrat, se non sbaglio, sì, ma solamente per curarmi Servine, per avere un turno di tempo in più, insomma. Ok. Patrat, dai. Sconfiggi Artemisio, dai. Patrat, se vuoi ti accompagno alla Lega Pokémon che la sfidiamo insieme, solo io e te. Guardate se stronzate che sto dicendo, non so neanche io perché stasera sono coglionito. Va bene, mandiamo Palpitoad. Quindi Palpitoad, usiamo mosse acqua. Vabbè, intanto uso Acquanello. Acquanello sarebbe una versione più debole. Allora, avete presente lo strumento avanzi? Ogni turno ci fa recuperare un po' di PS. Acquanello è simile, solamente che i PS recuperati sono veramente pochi, quindi non ne varrebbe neanche la pena. Io l'ho usato così tanto per... usiamo colpo di fango, bene, ha già due Ebol è il suo Pokémon più debole. Avrei dovuto mandare lui per primo, ma vabbè. Due Ebol si evolve in Crustle, vabbè, almeno Crustle è un po' più potente. Comunque due Ebol è un Pokémon abbastanza bello, ricorda quelli lì, i paguri della spiaggia, infatti, quelli che hanno la loro casa in una chiocciola. Tipo le lumache, no, in una conchiglia, scusate. Vabbè, ecco. Ecco Livanni, il Pokémon che ci farà sclerare, usa subito Foglie Lama e manda subito KO il mio Palpitoad in un solo colpo. Livanni di tipo coleottero erba, velocità elevata e anche attacco speciale e attacco elevato. Quindi usate Pokémon di tipo volante se avete scelto Snivy. Altrimenti, se avete scelto Tepig, usate mosse di tipo fuoco, che vi devo dire. Non riuscite a capire da soli. Tanto io qua, questo qua, Livanni avrà le mosse protezione, foglie lama, se non sbaglio ha coleomorso, sì, e entomo blocco. Però entomo blocco ci diminuisce l'attacco speciale e fortunatamente noi non attaccheremo con attacchi speciali, tipo non attaccheremo con Vorticerpa. Intanto qua uso diverse volte crescita per aumentare l'attacco di Servine, e poi dopo uso una super pozione. Lui continua ad usare entomo blocco. Adesso Servine usiamo, questo qua usa ancora entomo blocco. Adesso il mio attacco dovrebbe essere molto più forte, usiamo azione, sì infatti, normalmente gli avrebbe tolto pochissimo. Poi cazzo, Servine ha veramente un moveset schifoso, cioè ancora azione. Ma è l'unica mossa che possiamo usare, quindi la usiamo, vediamo, dai, se non ci manda KO abbiamo vinto, dai, vediamo, speriamo. Vabbè, intanto qua uso una super pozione per curarmi, altrimenti mi avrebbe ammazzato. Speriamo che ci vada bene. Sento mo blocco, vediamo un po' che fa. Bene. Dai, dai, spero di non fallire. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, finalmente! Oh! Finalmente abbiamo vinto contro Artemisio e col suo maledetto Livanni, che avete visto quanti problemi mi ha dato. Ok, vabbè. Riceviamo finalmente la medaglia Scarabeo, cioè la terza medaglia. Quindi ce ne restano solamente 5, 5, esatto. Dunque, quindi questa parte termina qui. Votate, commentate, iscrivetevi e noi ci sentiamo nella prossima parte di Pokémon Nerd Italiano. Ciao a tutti, alla prossima e continuate a seguire la guida. Votate, commentate, iscrivetevi. Ciao!